La prima cosa che voglio dirvi è questa: io sono fortemente inquieto, perché penso che noi siamo alla vigilia della guerra, di una grande guerra. Quello che sta accadendo sotto i nostri occhi è, come qualcuno ha già detto, l'inizio della terza guerra mondiale. Quando è accaduto l'anno scorso l'inizio dello scontro in Ucraina, io mi sono subito chiesto: ma perché? Che bisogno c'è? Perché era evidente che l'Ucraina era già nelle mani degli Stati Uniti d'America, direttamente parlando. Non solo dall'anno scorso, da parecchi anni. Gli Stati Uniti e il Canada avevano praticamente preso in mano tutte le leve del potere. I servizi segreti, il governo in gran parte, l'esercito, le strutture della forza, come si dice in Russia. E io quindi mi sono chiesto: ma perché c'è bisogno di un colpo di Stato per cacciare via Yanukovych? Bastava aspettare un anno e mezzo e l'avrebbero sostituito con calma. E invece lo hanno abbattuto. E lo hanno abbattuto con un colpo di Stato nazista. Sottolineo la parola, nazista. Le forze che hanno abbattuto Yanukovych, che combattevano nella Euromaidan, erano state preparate da lungo tempo sui territori dell'Ucraina, della Galizia soprattutto, della Polonia e delle Repubbliche Baltiche. Si sta preparando il fronte nord, sulla frontiera tra le tre Repubbliche Baltiche e la Russia è in corso una preparazione di guerra e di provocazioni. E quindi è molto probabile che nelle prossime settimane, forse mesi, voi assisterete a qualcosa di molto grave su quella frontiera, perché è su quella frontiera che si prepara per convincere gli europei che bisogna colpire la Russia, che si manifesta con le sanzioni, come voi sapete, con l'abbassamento artificiale del prezzo del petrolio, che serviva per stroncare le esportazioni russe verso l'Europa e verso il resto del mondo e per quindi creare le condizioni per una crisi economica e sociale in Russia che avrebbe dovuto portare all'ennesima rivoluzione colorata. Perché noi dobbiamo capire che se una guerra parte non sarà una piccola guerra, sarà una guerra per demolire il nemico. E adesso rispondo, prima di concludere, alla questione del perché. Perché hanno fretta? Hanno fretta perché sanno, i signori neoconservatori degli Stati Uniti d'America, che il XXI secolo non potrà essere americano se non attraverso una loro vittoria militare. Hanno capito, quelli che sono intelligenti, che guidare 7 miliardi di uomini non è la stessa cosa che guidare 1 miliardo. E in questi 7 miliardi ci sono ormai dei giganti che sono in grado di difendersi. E il primo gigante, l'unico in questo momento, che può difendere se stesso e noi, perché fa paura all'America, si chiama Russia. Ma non lo sanno bene, perché non sono stupidi, non credo che si debbano sottovalutare l'attuale gruppo dirigente americano, quello che è al potere, non Obama, che ha già perduto il potere da tempo. Non dobbiamo sottovalutarli. Questi hanno capito molto bene che dopo la Russia, se riescono a stroncare la Russia, avranno un nemico di fronte difficilmente superabile. Si chiama Cina. 1.400.000.000 di persone non possono essere inghiottiti da 300 milioni di americani che sono tra i popoli più incolti e primitivi della terra. L'attacco contro la Russia è stato anche un attacco, è già stato detto, contro l'Europa, contro di noi, direttamente contro di noi che siamo gli alleati, perché attacca e ci attacca in modo sistematico. E allora il punto chiaro è questo: la sovranità si riconquista se noi usciamo dalla NATO e ritorniamo ad essere un paese libero, sovrano, neutrale. Io credo che questa sia una grande parola d'ordine che può unificare una grande parte dell'Italia, purché lo sa. Perché gli italiani sappiano che questa NATO e questa difesa, che non servirà a nulla in caso di guerra come quella che sto parlando, ci costa 80 milioni di euro al